Si è stabilizzata la situazione, per cui il centimetro di spostamento di ieri sera non ha visto ulteriori sviluppi. Inoltre è confermato che il grande canalone del Poggi dell'Ottocento non ha presentato alcun tipo di danno. Pertanto la causa non va ricercata nel canalone ma in altri fattori collegati molto probabilmente alla rete idrica. Ma al di là di questo la cosa più importante ora è lavorare per la messa in sicurezza, anche perché oggi c'è il sole e anche tra qualche altro giorno, ma non è escluso che venga a piovere, forse già domani. Per questo dobbiamo far presto, mettere in sicurezza il sito del Lungarno Torrigiani e consentire poi alle ditte, agli operai, di partire subito con i lavori di somma urgenza. Autorità idrica ha chiesto a Publiacqua dei chiarimenti perché sembra che addirittura quel tubo aveva dimensioni diverse a quello che risultava loro, non in ghisa ma in acciaio, insomma. Questo conferma che le cose vanno chiarite, che non possiamo, come dire, finire a tarallucci e vino, come si dice. Se ci sono delle responsabilità vanno individuate, senza polemiche. Io non faccio l'accusatore, ma pretendo di sapere come sono andate le cose perché i responsabili devono pagare. Voglio inoltre comunque dire che c'è una grandissima collaborazione con la magistratura, con la procura. Io ho sentito il procuratore Creazzo già la mattina stessa ribadisco nuovamente che la cooperazione tra il Comune e la Procura è totale e che anche per i prossimi giorni e per i prossimi mesi continueremo a collaborare in tutte le modalità che la Procura ritenga utili.